La regione è usata come bancomat personale, come avveniva per il Ciapi. Nuova denuncia del presidente Crocetta, che presenta un esposto contro un funzionario. Nel mirino un viaggio in Canada del 2011 da 47.000 euro. Immediata la replica, era un incontro per la promozione dei prodotti siciliani e fu organizzato dalla Camera di Commercio canadese. Condannato in appello a 6 anni di reclusione per voto di scambio, l'europarlamentare ed ex assessore regionale Antonello Antinoro. L'inchiesta riguarda le elezioni regionali del 2006. Un funzionario del parco archeologico di Catania è stato denunciato a piede libero. Avrebbe intascato gli incassi invece di versarli all'ente. Nuovo bando da 50 milioni di euro per i cantieri di servizio in Sicilia. Si tratterà del secondo provvedimento del genere, occuperà 20.000 persone per 3 mesi e potrebbe partire a settembre. Per la regione un intervento tampone contro la povertà. Continua l'allarme Cassa Integrazione in Sicilia, i 26 milioni di euro stanziati da Roma non bastano. I soldi ci sono, ma ne occorrono altri, precisa l'assessore regionale al lavoro. Intanto è scaduto l'accordo quadro, la prossima settimana la convocazione delle parti sociali per il nuovo accordo valido per il secondo semestre 2013. Non riparte l'attività dei lavoratori Gesip di Palermo e di 1.800 operai tornano a scendere in piazza. In 1.000 presentano anche una denuncia nei confronti del sindaco Orlando per non aver avviato le attività dopo il 1 luglio. Sì alla tassa di soggiorno a Cefalù. I comuni siciliani possono decidere di applicarla. Lo ha stabilito il TAR di Palermo respingendo il ricorso degli albergatori della cittadina normanna. Una discarica a cielo aperto dove è possibile trovare anche Eternit. C'è il degrado più assoluto in via Pandoro a Partanna Mondello. Dopo il servizio di Blog Sicilia, che ha documentato il disagio dei residenti intenzionati a denunciare il comune di Palermo, è arrivata immediata la replica dell'AMIA. Entro la prossima settimana un intervento straordinario per la rimozione dei rifiuti. Tempi duri per i parcheggiatori abusivi in Sicilia, in 21 denunciati e multati fra Palermo e Catania in 2 diversi blitz di vigili urbani e polizia negli ultimi 2 giorni. Scontro sull'ordinanza che limita la movida a Palermo. I gestori dei locali si costituiscono in un'associazione dando vita al gruppo di commercianti, artisti e semplici cittadini Vivo Civile e presentano un ricorso al TAR contro l'ordinanza del sindaco Orlando. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.